sì, Hugo Strange. Leon è in libertà. Il mio nome è Jack White. E sto impazzendo. Lo sento nelle mie ossa. Leon, GCPD, fermo! Quanto tempo fa? Alle 9 stamattina. Inoltre, i medici hanno parlato di un comportamento anomalo da parte del paziente. È normale, Harvey. Sono pazienti di Arkham. Lo direi anch'io, se non fosse per questo. Che cos'è? Sembra essere un indirizzo IP. Ok. Bene. La polizia lo sa? Non l'ho ancora mostrato a nessun agente. Ma perché sei così interessato a questo paziente? Dopotutto, a parte questo, non ha nessun precedente penale o informazione degna di nota. È solo un normale paziente di Arkham. Ti sbagli, Harp. Lui è Arkham. Qui è Amadeus Arkham. Era uno psicoterapeuta. Il più famoso di Gotham. Fino a che non sono totalmente impazzito. Il lavoro da psicoterapeuta e la psicosi umana mi affascinava. Hawkins, quel bastardo, quel cane pazzo, le ho trovate morte, squartate, impiccate. Io ero a pezzi. Strange e Crane mi hanno consolato. Susie. Povera Susie. Era così giovane. Io lo ammazzo, quello stronzo figlio di puttana! Conoscerai il mio nome. Senta, e da quanto tempo ha notato il manifestarsi di questi problemi? Dottore, io non ne ho idea di quello che è. Lei mi ha parlato di alcuni attacchi. A cosa sono dovuti, secondo lei? Depressione. Ora sei morto. Ricordi?
Sa, dottore, adoro gli scherzi. Farei tante barzellette, ma questo è un brutto scherzo. Cos'è un brutto scherzo? Credo che non capirebbe. Provi a dirmelo. Sa qual è il colmo per un dottore? Essere molto paziente. Forse non lo trova divertente. O forse non l'ha mai trovato divertente. Come lo trovo io? Vuole parlarmene? No. Alf. Dio santo, che c'è? Sono risalito all'indirizzo IP. Porta un portale web dove Amadeus Arkham ci metteva tutte le registrazioni, le note, tutto il suo operato. Sul serio? Sì. Portalo alla GCPD, subito! Così che almeno la GCPD mi ruba tutte le prove, eh? Così che oscurano tutto il caso e poi dopo lo lasciano irrisolto. Come loro sanno solo fare. Jack, sei un procuratore distrettuale, non sei un detective. Sì, è vero, sono anche il procuratore distrettuale. Però, come procuratore distrettuale, ho il dovere di concentrarmi sulla mia città e capire che cosa sta succedendo. Soprattutto a un caso dove lo stesso fondatore, psicoterapeuta, migliore di Gotham, è divenuto lui stesso un paziente del suo stesso manicomio. A volte non servono risposte. Era un pazzo come gli altri. Fine. Questo lo dici te. E se la società l'avesse portato a quei termini, eh? E se la società l'avesse costretto a diventare pazzo? Se fosse stato un suo collega a spingerlo oltre la soglia? Ma perché lo fai? Allora, ho capito che Jimmy è morto, ma devi accettarlo, devi andare avanti. Jack, non puoi continuare così. Non so, cercati un altro svago. Esci da questo studio, esci dalla mente di Arkham, finisci... Lo so. So che Ginny è morta. Ma il suo omicidio è ancora lì dentro. Io devo scoprire perché Arkham è impazzito. Però io adesso il processo devo andare. Sì, certo. Ci vediamo. Quanto tempo funziona questo orologio? Vedi dei pipistrelli. Come va, Jack? Tutto bene? Sta cambiando tutto. In che senso, scusa? Il caso, mio. Io credo che Arkham non era pazzo. Ma perché lo dici? Certo.
tanto mica lo conoscevi. Era Nea. Stai scherzando? Che vedo la sua maschera. La sua voce, la sento. Come se si fosse materializzato. Jack, racconta che vuoi fare medicine. Non è da molto, Peter. Non ti riconosco più, Jack. Ma spetta a te la decisione, no? Io sono solo una faccia della moneta. Una moneta che te lancerai. Strange. So cosa gli avete fatto lei e Crane ad Amadeus Arkham. Ah sì? Da lei non me l'aspettavo. Nemmeno io, se per questo. È una battuta, vero? Del suo stand-up comedy. No, io non sono un comico. Io sono il fottuto procuratore distrettuale. E qui ci sono le prove che voi avete drogato insieme a Crane Amadeus Arkham, è spinto a uccidere Hawkins. Quali sono le vostre prove? Chi sono le sue fonti? Non è una seduta di terapia, dottore. È un'aula di tribunale. E io sono il giudice. D'accordo. Cosa mi sta accusando allora, signor giudice? Complicità di liquido. Spaccio di stupefacenti e omicidio. Non le basta? E le prove? Quali prove, Jack? Le audioregistrazioni di H. Jack! Povero Jack. Io lo so che lei era procuratore, ma le ricordo che Amadeus Arkham è morto prima di Hawkins. Sta mentendo. Voglio la verità! Non reggerebbe la verità. Si ricorda perché è venuto da me? Sono venuto qui per indagare su di lei e su altro. E anche quella cosa di... No, Jack, prima. Sua moglie Ginny, Jack. L'assistente del procuratore Hawkins. Come lo so? Me l'ha detto lei, Jack. Alla prima seduta. Ma questa è... Questa è un brutto scherzo. Magari ci fosse stata lei. Questo è un brutto scherzo. Lo ricorda? Le sta mentendo. Jack, dopo la morte di sua moglie, lei ha subito un trauma. Trauma che le produce allucinazioni. A livello medico, lei soffre di un disturbo della personalità di tipo narcisistico. Jack, mi piacerebbe che fosse così, mi creda. Lei è uno schizofrenico. Io non sono pazzo. Mi ha sentito. Io non sono pazzo! Beh, se lei non è pazzo, perché è entrato così, sbattendo la porta, portandomi tutti questi fogli falsi senza alcun fondamento, Jack? Mi spiace essere così brutale, ma... Lei è schizofrenico. Signor Martin Hawkins, conosciuto come cane pazzo.
Lo sa che ha ammazzato 10 persone con un piede d'uomo. I ricordi sono pericolosi. Io non sono per quel tuo distrettuale. Io sono Colco. Come si trova? A meraviglia. Sono dottore. Adoro gli scherzi. Tutto si riduce a una giornata storta. Se ne vada, Jack. O chiamo la polizia. Io sono pazzo. Lo so. Tenente? Sì, Ugo Strange. Leon è in libertà. Lo chiami. Dimmi, sto seguendo Leon. Chi? Non sono qui per farti del male. Non sono quello che pensi. Stavo solo investigando su Crane. Strange. Sul caso di Arca. Non sono quello che pensi. Stavo solo investigando. Io credo nella tua figura. Me ne hanno parlato in molti. Non pensavo che fossi così possente. Ah! No! Oh, fermati!